Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Joe e benvenuti su Work & Make. Come promesso, secondo video, oggi un video un po' più strutturato perché finalmente partiamo con la fase di giardinaggio, una cosa che non ho mai fatto e che mi sta appassionando sempre di più. Ma prima di cominciare voglio spiegarvi perché questo titolo. Sì, vedete, alle mie spalle c'è già il tagliaerba che ho ordinato su Amazon e che è appena arrivato, ma facciamo un passo indietro di qualche giorno. Come potete vedere ho fatto delle ordinazioni su Amazon di tutto ciò che mi serve per fare il taglio di questa giungla che si trova alle mie spalle. Ebbene sì ragazzi, la prima cosa che mi è arrivata, sapete qual è? Il rastrello. E poi mi è arrivato la falce. E quindi ho detto ragazzi, è inutile aspettare perché devo aspettare ancora 10 giorni esatti, anzi forse qualcosa di più, esattamente il 17 di luglio. Oggi è solamente il 4 luglio e quindi cosa faccio? Non posso stare con le mani in mano. Ebbene, mi sono documentato raga, perché sono andato a guardare alcuni video di altri che fanno giardinaggio e ho scoperto che gli antichi usavano questa. Oppure usavano la falce cantoniera, che è un poco più grossa di questa, con un'estetica più o meno differente. Ma ho detto, cominciamo proprio a mano, proprio per fare esperienza. E quindi ho detto al mio amico Paolo, che saluto, io ho detto Paolo, come posso iniziare a tagliare l'erba? Qua c'è l'erba alta dai 30 ai 60 centimetri, quindi lui mi ha consigliato a mano. Forse può essere l'occasione buona per imparare a fare qualcosa, anche perché raga, io non conosco questo terreno, quindi non so che cosa c'è sotto. E quindi mi metto giù in ginocchio e comincio proprio con questo. Non mancate nei prossimi video perché andremo ad unboxare questo e tutti gli altri oggetti che ho acquistato della Greenworks. È una marca che mi è stata consigliata, dovrebbe essere una delle migliori marche nel commercio, ma di questo ne parleremo in un video a sé. Ora falce la mano e andiamo subito a tagliare l'erba. Ok, lo so, state già dicendo che non sono vestito con l'abbigliamento adatto per stare in mezzo a una giungla del genere. Lo so, ma vi ho fatto vedere prima, ho ordinato tutto su Amazon, anche la divisa. Vi farò un video apposta, però i guantini questi qui me li sono comprato. A proposito, tutto ciò che vedete in questo video trovate il link in descrizione per acquistarlo su Amazon, perché se acquistate su Amazon non fate altro che supportarmi nel canale. Adesso mi infilo i guanti, è l'unica protezione che ho in questo momento, sono proprio i guanti, e non so che cosa mi aspetta in mezzo a questo posto. E comunque vi posso garantire che, come potete vedere, l'erba è veramente alta. Anche la falce la trovate nel link in descrizione. Togliamo la protezione e andiamo a tagliare. Raga, voglio provare, sono emozionato, per me è la prima volta che taglio l'erba a mano, veramente emozionante. Proviamo a fare il primo taglio, proprio il primo taglio della mia vita. Comincio con un gambo soltanto. 3, 2, 1. Incredibile raga, sono 140 metri quadri di giardino. Secondo voi, mettete nei commenti se riuscirò a tagliarlo tutto soltanto con questa falce. Secondo me non lo so, scrivetelo voi. Ho scoperto un trucco che se tieni il ceppo in mano e fai questo lavoro riesci a fare molto molto di più. Lo so che state scrivendo nei commenti che così non si può andare avanti e hai bisogno anche di un rastrello. Ci ho pensato, è appena arrivato. Hop! Eccolo! Aperto ragazzi, il mini rastrello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 punte. Link in descrizione per fare l'acquisto su Amazon. Questo, secondo me, e secondo i consigli del mio amico Paolo, è uno dei migliori. Il manico ha un'impugnatura ergonomica, ragazzi. Molto leggero e facile per strappare, raga. Guardate qua. Wow! Guardate quanta roba tiro. Lavoro molto faticoso facevano i nostri avi, però era molto soddisfacente. Ho accumulato un po' di erba qui, penso di aver accumulato da parte forse già due sacchi di questi grandi. Ora li riempio, li metto da parte così comincio a crearmi un po' di spazio. Lo so che qualcuno magari starà dicendo, tirare l'erba col rastrello rischi di strapparla e di fargli perdere la propria bellezza. Ma lo so raga, anche perché vi dico una roba, questo terreno dovrà essere tutto girato. Quindi dobbiamo rifare completamente il terreno perché voglio fare il prato inglese, che vedremo più avanti. Raga, in circa 20 minuti ho tagliato forse mezzo sacco di erba. È dura, eh? Raga, nel frattempo che stavo rastrellando, guardate cosa ho trovato. Questo
è praticamente il coperchio di una botola e sotto c'è il bombolone del gas, ed è il gas che viene praticamente caricato da qui e va a finire dentro casa. Quindi qua dobbiamo stare attenti: quando finiremo il giardino ci metteremo intorno delle bandierine americane o forse svizzere o forse anche italiana, non lo so, vedremo, mettiamolo nei commenti. No, stavo scherzando. Ovviamente raga, dovete capire anche che sono sotto il sole e adesso è andato un po' via perché si è annuvolato un attimino, ma fidatevi che fino a poco fa c'era tanto sole e un po' mi sta dando la testa. Guardate, ho accumulato un po' ancora di faccia, sto facendo tutto veramente a mano. Al momento ho fatto 2 sacchi pieni, ma voglio farvi vedere quello che ho fatto fino adesso. Ragazzi, guardate, questa è la strada che mi porta fino al bombolone del gas e fin qui ho fatto tutto veramente a mano, ragazzi, tutto veramente a mano. Ma guardate, ho tanta roba da togliere. E poi volevo parlarvi di questi alberi, di questi fiori e ovviamente di questa siepe, perché devo lavorarla, raga, devo pulirla, lo farò quando arriveranno tutti gli altri macchinari. Poi c'è questo albero di ulivo che terrò sicuramente, ma quest'altro invece non so che cos'è, anzi se qualcuno di voi sa dirmi qualcosa lo metta nei commenti, perché non so che cos'è esattamente questo tipo di albero. Questa l'ho tagliata ma devo decespugliarla totalmente, anche questo. Insomma, lavoro ne ho veramente tanto, vi giuro che è stata una challenge, è stata una sfida fare questa cosa, perché tagliare tutti i 140 metri quadri di questo giardino a mano è veramente pesante, specialmente quando non sei del mestiere, quando non sei abituato. Ma siccome questo è il mio nuovo mestiere per questo canale, quindi mi occuperò anche di giardinaggio, devo darmi da fare ancora. Procedo ancora a estirpare erba con la falce, continuiamo ad aiutarci anche col rastrello. Ci sono alcune piante veramente alte e pesanti. Guardate queste margherite, sono alte più di 1,20 m, raga. Cioè, capite quanto tempo questo giardino non è stato curato? Ovviamente c'è da dire anche che io pretendo veramente tanto. Sì, perché come detto all'inizio di questo video, raga, io voglio far diventare questo giardino un prato inglese totalmente allineato. Quindi dopo che avremo pulito tutta questa erba faremo un video dove andremo a girare tutto il giardino, quindi tutto il terreno, per fare una nuova semina. Quindi voglio rifarlo da capo con tanto di impianto idrico per annaffiarlo, quindi con le valvole. Insomma, ci divertiremo un botto, lo faremo insieme, così vi faccio vedere anche quelle cosine lì che sono molto interessanti come argomento secondo me in questo canale. Ma ora ragazzi, vado avanti ancora a zappare, ci vediamo tra poco. Raga, ho trovato un botto di formicai che devo assolutamente abbattere. Se sapete come fare, mettetemelo nei commenti, datemi dei consigli. Raga, guardate quante formiche, questo formicaio è ancora attivo, quindi devo trovare il modo per toglierlo immediatamente, cioè col rastrello.
attimo,